Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente parlando di nuovo dell'emergenza sanitaria in Abruzzo con una buona notizia perché è stato dimesso dall'ospedale Mazzini di Teramo l'ultimo paziente guarito dal coronavirus. Dopo 3 mesi di estenuante lavoro chiude la speciale rianimazione Covid del nosocomio teramano. Al Mazzini si tira un sospiro di sollievo, ma nessuno abbassa la guardia. Al servizio di Tania Bonnici Castelli. Chiude per assenza di pazienti la rianimazione appositamente allestita per i malati di Covid-19 all'ospedale Mazzini di Teramo. Anche l'ultimo paziente affetto da coronavirus è risultato negativo e dunque dimesso. A tutto il personale medico e sanitario del reparto di anestesia e rianimazione del nosocomio teramano va la gratitudine dell'intera città. Dopo aver lavorato per settimane lontani dai propri cari e sostenendo turni di lavoro estenuanti, i rianimatori del Mazzini tirano un sospiro di sollievo, ma non abbassano la guardia. Il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Stefano Minora, ripercorre i mesi appena trascorsi. Qui da noi, per fortuna, dico, siamo riusciti a chiudere con l'ultimo paziente che si è negativizzato nei giorni scorsi. Siamo felici che siamo arrivati a questo punto per il semplice motivo che era uno stress grande per tutti i colleghi, per gli infermieri, perché i nostri organici non sono così pieni, per cui tutti si sono sacrificati, hanno lavorato a ritmo pieno, mesi senza nessun giorno di ferie. E direi che questa, il chiudere intanto per i pazienti, ritengo che sia cosa importante e anche per il personale che ci ha lavorato, secondo me è un bel traguardo raggiunto. I ricoverati in rianimazione Covid al Mazzini di Teramo sono stati 11 e il tasso di mortalità molto basso. Inoltre nessun medico o operatore sanitario del reparto è rimasto contagiato dal virus. Abbiamo avuto una buona sopravvivenza, direi che c'è stato un ottimo risultato, abbiamo avuto una sopravvivenza oltre il 60%, sono risultati importanti perché sicuramente siamo in linea con le rianimazioni, diciamo, più accreditate anche di altri posti. E se mai il coronavirus dovesse ripresentarsi ad ottobre, il Mazzini come si farà a trovare? La speranza ovviamente che non accada. Se dovesse accadere abbiamo intanto quei posti lì che sono presenti al terzo lotto rimarranno. E poi ci stiamo organizzando con due posti all'interno della rianimazione generale, con tutte le caratteristiche di pressione negativa, di isolamento, di uscita a parte, eccetera, per eventualmente, se necessario, accogliere uno o due pazienti. Se poi, e la speranza di tutti è quella che non accada, dovessero aumentare i numeri, abbiamo a disposizione ancora per un bel periodo i posti che sono stati allestiti nella ex psichiatria, per intenderci. Dottor Minora, che insegnamento ci lascia questa pandemia? Che non siamo immortali, direi, ma lo sapevamo già, però voglio dire, al di là della battuta, secondo me ci ha insegnato che bisogna sempre rimanere coi piedi per terra e forse che tante cose futili a cui oggi stiamo dietro, insomma, c'è da ripensarci un attimino. Cronaca, notte di lavoro per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ascoli Piceno che indagano sull'omicidio premeditato di Antonio Cianfrone, ex carabiniere, ucciso ieri mattina mentre faceva jogging lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno. Nessuno ancora ha risposto all'appello del procuratore capo Umberto Monti di presentarsi a testimoniare, ma nella giornata di ieri sono state sentite molte persone che ieri si trovavano nella zona. Una donna ha riferito di essere stata la prima a raggiungere Antonio Cianfrone, rimasto disteso a terra nei pressi. Ha aggiunto la testimone: ho notato una ragazza tremolante e spaventata che mi ha detto di aver visto una persona con un casco integrale che usciva da una via secondaria che porta al paese di Fiobbo. Questa persona si è avvicinata ad Antonio e ha esploso 3 colpi. Li ho sentiti pure io, ha continuato, ma non pensavo fossero di arma da fuoco, ma normali rumori della zona. Questa ragazza, ha riferito ancora poi la test, mi ha detto di aver visto questa persona giovane che aveva sparato
tornare verso la moto guidata da un altro e poi sono ripartiti. Secondo un'altra testimonianza, la persona alla guida della moto in fuga sarebbe di corporatura robusta, con indosso vestiti di colore scuro, sul sedile posteriore una figura più esile con i capelli un po' lunghi che spuntavano dal casco, a mo' di codino, tanto da non poter far escludere che potesse trattarsi di una donna. Continua intanto il vaglio delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di tutto il territorio per individuare il percorso della moto sia in fase di avvicinamento al luogo del delitto che di fuga. In giornata verrà fissata l'autopsia sul cadavere dell'ex maresciallo dei carabinieri trasferito ieri pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Cambiamo argomento adesso, il 12% dei residenti di Viola Caldari, di Villa Caldari di Ortona, che si sono sottoposti ai test sierologici, sono risultati positivi e dunque capaci di sviluppare anticorpi. Questo è il risultato di un progetto pilota di ASL e Comune di Ortona. Comune di Ortona è stato protagonista di un progetto pilota nella nostra regione in collaborazione con la ASL di Chieti Lanciano Vasto, con l'analisi test sierologici e tamponi della cittadinanza di Villa Caldari di Ortona, ex zona rossa della nostra regione. Cosa è venuto fuori, Sindaco? È venuto fuori che il 12% delle persone sottoposte a prelievi è risultato positivo, quindi questo significa che ogni 100 persone, 12 sono risultate positive. Questo rafforza la nostra convinzione che era quella che era giusto in quel momento istituire la zona rossa, perché abbiamo tutelato sia la salute dei residenti di quella frazione di Villa Caldari, ma anche tutto il bacino, tutto il territorio, perché basta pensare a cosa poteva succedere qualora queste persone fossero andate in giro, quindi probabilmente contagiando anche altre persone. Quindi è stato un progetto pilota, come è stato ben detto, dove il Comune ha impegnato anche c'è stato anche un impegno economico da parte del Comune insieme alla ASL, e questo ci tranquillizza e ci fa guardare il futuro in un modo migliore. Passata la prima fase dell'emergenza, Sindaco, ma è giusto non abbassare la guardia, qual è la situazione ad Ortona e anche a Villa Caldari per quanto concerne i positivi? Assolutamente non bisogna abbassare la guardia, io dico sempre, non è un problema di Villa Caldari, di Ortona, è un problema di tutto il nostro Paese, dobbiamo comportarci come ci viene detto, dobbiamo ripartire sicuramente, ripartire a vivere la nostra quotidianità, ma sempre con tutte quelle precauzioni che sono appunto dettate dalle norme e da tutti i dispositivi. Quindi la situazione ad Ortona è tranquilla, ma io non abbasso la guardia e invito i cittadini, soprattutto i giovani, perché gli ultimi dati danno ancora positivi in Abruzzo e soprattutto è modificata l'età media che adesso riguarda i giovani. L'appello che faccio è quello a loro, ma a tutti, anche ai pubblici esercizi, di far rispettare le regole, perché poi il ritorno potrebbe essere negativo per tutti. La guardia è alta ed è giusto così, ma si guarda anche alla stagione turistica. Sindaco, che è appena iniziata, come amministrazione comunale state lavorando comunque per far sì che i turisti che arrivino ad Ortona possano giovare delle bellezze e soprattutto del mare? Certamente, godere delle bellezze, del patrimonio della nostra città, tutto in sicurezza. Quindi sarà un'estate diversa, un'estate prudente, dalle spiagge al centro storico, dove ci saranno degli eventi, ma saranno eventi contingentati, eventi che si svolgeranno in luoghi ben definiti della città, dove verranno apposte tutte quelle precauzioni per far godere in sicurezza i vari spettacoli ai turisti. E adesso apriamo la nostra consueta pagina in diretta, perché in questi mesi, insomma, abbiamo parlato tanto di tamponi, abbiamo poi scoperto i test sierologici, ma saluto Paolo Renzetti e i suoi ospiti, non avevamo mai sentito parlare di test olfattivi. Allora, dalla sede dell'azienda The Prototype, che è abruzzese, a Pescara, andiamo da Paolo Renzetti per scoprire di che cosa si tratta. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche ai tuoi ospiti.
Sì, grazie Jacopo, hai detto bene, hai anticipato quello di cui parleremo nel corso di questo collegamento in diretta da Pescara, dalla sede della Prototype. Sì, parliamo di test rapidi di soglia olfattiva, così si chiamano, che sono stati messi a punto da Asteria, che è il reparto ricerca e sviluppo della Prototype, azienda innovativa pescarese. Ovviamente parliamo di questi test rapidi che vogliono scoprire se una persona ha dei problemi nell'olfatto e che potrebbero, usiamo il condizionale, poi portare ad altri accertamenti per una eventuale o meno positività al coronavirus. E parliamo di questi test rapidi con due ospiti, il dottor Carlo De Luca, che nella vita è un otorino laringoiatra. E poi parliamo con l'architetto Martino Bucci, che è uno dei progettisti, di questi test rapidi. Allora, dottor De Luca, iniziamo a parlare di questi test rapidi. Innanzitutto chiedo com'è nata questa idea, com'è nato questo progetto e soprattutto vogliamo anticipare il fatto che voi avete tirato fuori questi test rapidi un anno fa, quando non si sapeva neanche cosa fosse il coronavirus. Sì, esatto. Allora, buonasera a tutti. Facendo io l'otorino laringoiatra, in campo otorino laringoiatrico non esistono dei test olfattivi soggettivi e rapidi da eseguire come un esame audiometrico, o perlomeno ce ne sono, ma sono molto complicati, né ci sono altri test olfattivi cosiddetti oggettivi, tranne i potenziali evocati olfattivi, quindi è una cosa molto complicata da eseguire. Da anni seguo questo settore e, conoscendo per caso, incontrando l'architetto e i suoi altri collaboratori, fondatori della Prototype, abbiamo messo su questo reparto di ricerca e sviluppo che si chiama Asteria e abbiamo messo a punto questo test rapido olfattivo, non per il Covid ma per un uso clinico. Quando c'è stato il problema del Covid, a febbraio è iniziato a venire fuori il fatto che l'anosmia, o meglio la diminuzione o l'assenza della percezione degli odori, è uno dei primi, se non unici, sintomi del Covid, senza dare altri problemi. Questo problema però non è avvertito, diciamo, subito dal paziente, anzi spesso il paziente non lo sa, e allora ci è venuto in mente di fare uno studio, e così abbiamo fatto questo studio con l'Università di Chieti, che sarà pubblicato tra pochissimo, ed è, c'è stata una detta corrispondenza tra l'esecuzione del test, che tra l'altro è rapidissimo perché ci sono praticamente queste quattro fialette. Sì, stiamo vedendo, ci sono quattro fialette che si registrato poco fa, proprio di questi piccoli test. Allora, vi faccio vedere semplicemente come si fa il test. Si rompe questa fialetta davanti al paziente, che sta a occhi chiusi, e si passa l'odorante. Il paziente deve rispondere alla prima, alla seconda, alla terza, scusate, o alla quarta fialetta, e a seconda se esce il verde, l'arancio o il rosso, sente bene gli odori, sente meno gli odori, sente solo gli odori forti, se non sente il rosso non sente per niente gli odori. Dopodiché c'è questo discorso qui che va applicato su un'applicazione sul telefonino, e a questo punto devo cedere la parola al dottor Bucci, che vi spiegherà come funziona l'applicazione sul telefono, sullo smartphone. Esatto, allora dottor Bucci, vogliamo vedere attraverso lo smartphone come poi su questa app si può vedere anche il risultato di questo test. Allora, innanzitutto noi, diciamo, parallelamente allo sviluppo del prodotto abbiamo realizzato l'applicazione, che si può scaricare gratuitamente dagli store sia per Apple che Android, e come potete vedere noi entriamo subito nell'applicazione, accettiamo i termini d'uso e abbiamo subito una guida in linea. Dalla guida in linea noi capiamo che la boccetta bianca che faceva vedere il dottor De Luca è un pretest per definire la corretta esecuzione del successivo test. E superata la guida in linea comincia il vero test. Vuoi procedere? Sì. Allora, il test consiste in un sì e no. Molto rapidamente noi partiamo dalla boccetta bianca, dopodiché
Passiamo a quella verde e qui siamo ancora, diciamo, nella normalità, possiamo dire, del paziente, ossia se il paziente risponde sì, significa che il suo olfatto rientra in una condizione normale. Se altrimenti diciamo no, passiamo alla fase arancione o rossa a seconda della gravità. Ovviamente andando a finire, diciamo, anche al caso più, diciamo così, al caso più grave, questo ci permette di avere una risposta quindi del test, e a seconda poi della risposta noi possiamo produrre il referto medico. Non è ovviamente un referto medico, ma è un riferimento che per il medico può essere utilizzato, perché in tempo reale abbiamo una risposta che noi possiamo stampare o mandare direttamente. Dottor Bucci, io volevo vedere se ho capito. Chiaramente parla assolutamente ad un totale profano della materia, ancor di più per quanto riguarda l'otorinolaringoiatria, ci mancherebbe. In sostanza è un test che non era pensato per il Covid, ma le cui conseguenze del Covid voi riuscite, attraverso il vostro test, ad arrivarci per via indiretta sostanzialmente, valutando se nel caso c'è l'eventuale anosmia, cioè il fatto di non sentire gli odori, e a quel punto poi si risale al ritroso, perché è una delle conseguenze principali del Covid. Ho capito bene? Con tutto, perdonatemi se non ho utilizzato termini abbastanza tecnici, ma è anche... facciamo chiarezza. Diciamo che il nostro intento era creare un test di soglia olfattiva. Ovviamente i fatti degli ultimi mesi, e quindi quello che è venuto fuori a causa del Covid e anche della sintomatologia legata al Covid, ci ha permesso di poter approfondire i nostri studi, che erano in realtà iniziati a fine anno. Questo prodotto era stato già presentato tra gli addetti ai lavori, tra le comunità di otorini, e ovviamente i fatti di marzo ci hanno, tra virgolette, permesso di allargare la nostra indagine, che attualmente, grazie anche all'ospedale di Chieti e al pool di ricercatori e professori, insieme al professor De Luca, stanno continuando a sperimentare il nostro test. Però dobbiamo sottolineare una cosa molto importante. Se questo test è normale, non significa che non c'è il Covid, è il contrario. Cioè, perché questo test potrebbe essere utile? Perché è molto rapido, cioè non è un test sierologico, che anche di quelli rapidi ci vogliono almeno 20 minuti per eseguirlo, questo si fa in 2 minuti. Quindi, per esempio, se c'è un evento dove devono entrare 100 persone e c'è questo problema, facendo questo test qua, se vengono positivi, ai positivi si può dire è meglio che fai altri test per il Covid. Ma non significa che quelli che entrano, che non rispondono in maniera negativa, non hanno il Covid, però comunque è un pretest rapido, veloce, che permette di fare uno screening di massa laddove c'è l'opportunità di poterlo fare. Mi perdonate, vi posso chiedere quanto costa un test del genere, quanto costerebbe sia al privato cittadino ma anche a un ente, se è una cosa, insomma, la sostenibilità economica, ecco, per ovviamente come le do la stessa risposta che ho dato al giornalista dell'ANSA. Questo vorrebbe essere un test democratico per tutti, quindi dovrebbe avere un costo accessibile. Non può essere considerato un test d'élite, vuole essere un qualcosa che serva a tutti. Quindi ovviamente il costo deve essere un costo, diciamo, che permetta, come dire, che sia usufruibile, un uso di massa, un test, ecco, usufruibile, non potrà, sì, di massa, perché in realtà serve anche fare, diciamo, servono fare indagini, servirebbe allargare l'indagine a tutta la popolazione, quindi ovviamente per fare questo deve essere un costo accessibile necessariamente. Si parla di pochi euro, non è che... Non vorremmo superare la decina 10-15 euro, vorremmo essere dentro questa cifra per un kit.
Dottor De Luca, tra l'altro vogliamo dire che voi avete donato 100 kit, si può avvicinare però al microfono, sì. 100 kit all'ospedale di Chieti, e c'è questa collaborazione di cui lei parlava, sì, prima, con l'ospedale di Chieti. Una collaborazione che è nata come e come si può sviluppare? Allora, la collaborazione è nata con l'università, perché proprio in quanto avevamo questo test, parlando con i colleghi e con i ricercatori dell'Università di Chieti, abbiamo praticamente pensato di applicare questa cosa a livello scientifico per far sì che questo test fosse validato proprio a livello scientifico per questa storia del Covid. I risultati sono stati ottimi e adesso stiamo pubblicando il lavoro, che è venuto proprio bene. Tra l'altro è partito già contemporaneamente un altro lavoro a Milano, dove stiamo facendo il discorso che facevamo prima, cioè mentre a Chieti abbiamo fatto il test a chi aveva il Covid, a Milano stiamo facendo il contrario, cioè stiamo facendo lo screening di massa per vedere quanti pazienti col Covid vengono fuori dal test. E quindi anche a Milano stanno facendo questa cosa qui. Jacopo, a te per qualche altra considerazione, così poi ci avviamo alla chiusura. L'ultimissima, prima di chiudere, una curiosità davvero, visto che a questi test olfattivi, e ce l'avete spiegato molto bene, siete arrivati quasi in via incidentale, passatemi il termine, perché giustamente stavate mettendo a posto questi test, appunto questi test per un uso clinico, pensate che ci possano essere delle linee di sviluppo più settoriali in futuro per la vostra azienda, che riguardino esclusivamente il Covid, magari da andare a scovare in maniera diretta? Prego. Beh, il concetto è che nella ricerca e nella clinica spesso le idee vengono a tavolino, quindi per ora stiamo portando avanti questo discorso, che è molto importante. Certamente tutti i giorni parliamo di scienza e di ricerca e speriamo che vengano fuori delle belle idee. L'ultimissima, avete sentito ieri le parole del Presidente Conte, che ha parlato per esempio degli aiuti dell'Europa, anche e soprattutto perché bisogna digitalizzare l'Italia, ma soprattutto innovare e aumentare i fondi per la ricerca. Ecco, voi un po' ci si spera, voi che siete proprio del settore. Si sfonda una porta aperta. La ricerca scientifica è un campo che richiede sempre comunque una risorsa economica importante. Non è un caso che i più grandi ricercatori, anche italiani, spesso vanno all'estero proprio per questo motivo. Quindi ci auguriamo che questo venga anche in Italia e ci dia una mano e un aiuto, anche a livello di imprese soprattutto. Soprattutto il fare impresa è necessario, dobbiamo ripartire e dobbiamo farlo con innovazione, con nuove idee e nuovi stimoli. Noi raccogliamo quello che abbiamo seminato, ma non ci fermiamo qui ovviamente. Siamo in conclusione, tra l'altro mi diceva dottor Bucci che volevate ringraziare altri professionisti che hanno collaborato, certo, e hanno lavorato, certo, alla realizzazione di questo progetto. Poi, certo, due parole davvero in chiusura, sì, sulla vostra azienda, quello che fa la vostra azienda, quello che vorrà fare anche in futuro, alla luce soprattutto di questo importante ricerca che state portando, certo, avanti. Beh, innanzitutto il team è composto da me, Carlo, Andrea Pericoli e Francesco Ricciardi. E noi quattro abbiamo lavorato assiduamente anche, come dire, in tempi di Covid, non ci siamo fermati per poter far arrivare i 100 kit all'ospedale di Chieti, e siamo molto contenti di essere riusciti in questa, come dire, impresa, ecco, perché ovviamente, come ricorderete, era difficile anche muoversi in, certo, questi ultimi mesi, però insomma siamo riusciti a organizzarci e a spedire tutto il lavoro a Chieti. Bene, grazie davvero per averci accolto oggi nella vostra azienda, grazie al dottor Carlo De Luca e grazie al dottor Martino Bucci, progettista di questi kit per l'indagine sulla soglia olfattiva, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, da Pescara è tutto, in linea allo studio. Grazie davvero per averci fatto scoprire, insomma, un mondo che non conoscevamo. Ovviamente buon lavoro, ci fa particolarmente piacere, insomma, che sia un'azienda abruzzese. Noi continuiamo con il nostro telegiornale, cambiando argomento. Approvato il bilancio della fiera, la finanziaria della regione Abruzzo, numeri
positivi in vista del progetto che porterà ad una fusione con Abruzzo Sviluppo. Intanto in Abruzzo ha ripreso a lavorare il settore dell'automotive. Assessore Febbo, bilancio positivo per la FIRA e si continua a lavorare, tra l'altro dopo anche la delibera di giunta per la fusione con Abruzzo Sviluppo. Sì, un dato positivo che da anni non si verificava e questo dimostra che insomma il cambio c'è stato, un cambio importante, un cambio che porterà questa fusione tra le due società in house che la Regione ha per arrivare finalmente ad una finanziaria regionale degna di una banca ai sensi dell'articolo 106, ciò che mancava e ciò che da tempo avevamo scritto anche sul programma prima elettorale e poi di governo per dare una risposta diciamo al sistema creditizio che purtroppo oggi in Abruzzo non vede una banca con il cervello pensante in Abruzzo. Tra l'altro è ripresa l'attività industriale nella nostra regione, soprattutto dell'automotive, le aziende hanno ripreso a produrre, questo è un altro dato significativo in questo periodo? Beh, un dato significativo perché la ripresa c'è stata, la vediamo con un po' di preoccupazione perché c'è un drammatico calo delle immatricolazioni, il 94%, e noi siamo preoccupati perché in Abruzzo insomma, abbiamo diverse aziende importanti che si occupano, c'è un distretto insomma, fondamentale. Ci auguriamo, stiamo leggendo, seguendo con attenzione i provvedimenti del governo che speriamo che da un sistema di assistenzialismo che va anche bene si passi invece a un sistema però di investimento sul lavoro e quindi di dare anche risorse per un settore che ne ha sicuramente necessità come già hanno fatto altre nazioni. Qui basterebbe solamente concedere degli sgravi anche di natura fiscale, bonus ecologici per riattivare il motore delle macchine. Siamo un pochino più tranquilli su Sevel che produce un tipo di furgone che non dovrebbe, ci auguriamo, avere grosse problematicità. Chiaramente ogni nostro discorso viene rinviato a settembre-ottobre dove cominceremo a vedere che cosa si sta mettendo in campo. Tra l'altro lei nelle prossime ore, assessore, avrà anche importanti incontri, restando in argomento. Sì, noi ci confrontiamo con le organizzazioni datoriali e sindacali su cui diciamo c'è stato un confronto indiretto tramite lettere, invece oggi lo facciamo direttamente noi per spiegare le ragioni che ci hanno visto portare in aula un provvedimento secondo noi urgente e, insomma, che vogliamo, su cui vogliamo avere anche la loro condivisione e magari vedere di trovare anche correttivi e suggerimenti che loro ci possono proporre. Mi sembra che però tutto ciò che c'era stato indicato precedentemente sia stato calato almeno con le risorse che avevamo disponibili a 15 giorni fa quando siamo andati in consiglio. Oggi c'è un confronto serrato con il governo e con la comunità europea che potrebbe mettere in gioco altre risorse ancora più importanti e quindi su questo sono certo che troveremo una via comune di intenti. Una serie di foto nei pressi dell'Arco di San Francesco a Penne per rendere omaggio al duro lavoro degli operatori sanitari e non solo dell'ospedale San Massimo. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Un poster all'ingresso della città di Penne per rendere omaggio agli operatori sanitari del San Massimo che in prima linea hanno combattuto il Covid-19. Un tributo dovuto a chi in questi mesi ha retto l'impatto violento del Covid-19, mostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'importanza dei presidi ospedalieri periferici. Tra le foto anche il sindaco Mario Semproni, prima vittima del Covid e poi in prima fila a combatterlo. Esattamente, questo è uno spazio che normalmente viene occupato da immagini che artisti, fotografi realizzano. In questa occasione invece lo spazio è stato dedicato, in occasione appunto dell'epidemia Covid, a chi ha prestato il proprio operato per salvaguardare la salute dei cittadini dell'intera area vestina. E devo però precisare che le immagini che voi vedete non raccolgono tutti quelli che hanno dato la loro opera e che si sono impegnati, perché per esempio guardando bene le immagini non trovo i colleghi della rianimazione, i quali ovviamente erano così impegnati nel prestare la loro opera di soccorso a queste persone che loro curavano, e quindi manca un pezzo fondamentale importante, ma io ci tengo a dire che c'erano e ci sono anche loro. Ecco sindaco, l'auspicio che presto questa parte di mura della città di Penne torni presto ad ospitare fotografie felici che riguardino le bellezze di Penne e dell'area vestina.
Sicuramente questo è il mio sogno, il mio desiderio, perché vorrà dire che avremo superato l'emergenza. Però io voglio sempre raccomandare ai cittadini di Penne, ma ai cittadini anche dell'intera area vestina, che queste immagini devono essere immagini che devono ammonire chi invece crede che il Covid sia soltanto così, un qualcosa di passaggio già superato, ed evita di portare quei presidi che invece sono fondamentali, tipo le mascherine e i guanti. Fornirà aggiornamenti ogni 5 minuti e consentirà di osservare il dato eolico, in particolare la frequenza di raffiche di vento oltre 200 km orari. La nuova stazione meteorologica posizionata dall'associazione AQ Caput Frigoris dal 2 giugno in località Maielletta Blockhaus a 2003 metri sulla Maiella. Il progetto si è concretizzato grazie alla disponibilità e presenza del gestore del sito Chieti Meteo in collaborazione con l'associazione, che ha curato posizionamento e assicurazione della trasmissione dati. Si tratta della terza stazione meteo dell'associazione oltre i 2000 metri. Le altre sono sul Gran Sasso, al rifugio Franchetti e a Campo Imperatore, una quota di poco inferiore a 1980 metri in località Monte Genzana. Una prova di difficoltà superiore a ordinarie installazioni, fa sapere l'associazione, che ringrazia anche Maielletta, considerando che sia la futura formazione di Galaverna sia raffiche di vento impetuose potranno causare danni o temporanei malfunzionamenti in un contesto in cui il segnale non è del tutto stabile. Adesso parliamo di sport, perché tra poco più di 2 settimane riparte il campionato di Serie B, anche se il 17 di giugno ci sarà il recupero tra Ascoli e Cremonese. Fine della stagione regolare il 1 agosto, finale di ritorno il 20 di agosto. 3 saranno i turni infrasettimanali, mentre c'è il via libera alle 5 sostituzioni. La Serie B riparte nel weekend del 20 e 21 giugno, questa è la decisione dell'assemblea in videoconferenza di ieri. Dunque ci siamo, tra poco più di 2 settimane si tornerà sul terreno di gioco per disputare la giornata 29, quella dello scorso 14-15 marzo, mai disputata a causa dell'epidemia Covid che iniziava a farsi strada in maniera tragica nel nostro paese. Dunque all'Adriatico ci sarà Pescara-Juve-Stabia. La gadetteria però avrà un antipasto mercoledì 17 con il recupero della sesta di ritorno tra Ascoli e Cremonese, gara che a fine febbraio non si giocò perché nella cittadina lombarda la situazione era già molto seria. 10 giornate di stagione regolare in 7 settimane con 3 turni infrasettimanali, tutti di martedì, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. Ultima giornata di regular season il 1 agosto, inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout invece il 7 e 14 agosto. Previsti orari preserali e serali, il primo slot o alle 18.30 o alle 19, l'altro o alle 20.30 o alle 21. Per quanto riguarda la post season, tutto confermato in alto, la prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A, la terza viene invece determinata mediante la disputa dei playoff che si giocano se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco fra le 6 squadre arrivate in classifica dal terzo all'ottavo posto. Prima ci sarà il turno preliminare, la gara è di sola andata tra la sesta e la settima e fra la quinta e l'ottava, e prevede in caso di parità dopo 90 minuti la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season, e poi via via si va verso la finale del 20. Per quanto concerne l'ultimo atto, le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest'ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti si tiene conto della differenza reti nelle 2 partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le 2 squadre avessero terminato il torneo con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. In basso retrocesse direttamente in Lega Pro le 3 squadre ultime classificate, la quarta viene individuata da 2 gare di andata e ritorno fra la quart'ultima e la quint'ultima se non hanno più di 4 punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quart'ultima classificata senza la disputa del playout. In caso di parità dopo i 180 minuti il regolamento ricalca quello della finale playoff. L'altra vera grande novità tuttavia sarà l'apertura alle 5 sostituzioni, via libera come richiesto dalla federazione ai 5 cambi da distribuire in un massimo di 3 momenti durante la gara.
E con questo servizio chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.